cosa vedi, Sinin? Fate che io possa mangiare. Aiutate un pover'uomo. Pietà! Morso di lupo, sono qui! Come mi hai trovato? Dov'è Toka? Toka ha pensato che fossi qui. È rimasta a Melan a cercare le sentinelle scomparse. Ho perso Engelwin, ma questo soldato ha nominato una chiesa vicina. Vieni, passeremo dai bassi fondi. L'odore di piscio dei bassi fondi arriva fin qui. Siegfried, non voglio che questa guerra arrivi in Inghilterra. Devo incontrare Carlo. Per cosa? Non puoi trattare con questi animali. Hai già dimenticato mio fratello Sigrid? No, per questo devo provarci. Per questo sono venuto qui. Se uccido Engelwin, voglio che mi aiuti ad avere un'udienza con il re. Non si può ragionare con te, morso di lupo. Sei selvaggio come il tuo nome. In noi scorre il sangue di grandi re e di conquistatori. Forse i nordici hanno i numeri, ma noi abbiamo Dio! Quello è Oddone, conte di Parigi e braccio destro del re. Sta incitando i sostenitori della sua armata. Il coraggio e l'onore saranno con noi in ogni dura battaglia! Noi sconfiggeremo il male ancora una volta! Il solito smargiasso. Quello vicino a lui è Goslen, vescovo di Parigi e guerriero temibile. Anche se franco. Quei due dovranno aspettare. Devi raggiungere Engelwin e per farlo devi riuscire a entrare nella chiesa. La risposta è laggiù, tra quei pezzenti. Non è una grande traccia. Se fosse facile, lo avrei già ucciso da un pezzo. Tu hai un vantaggio. Non sei noto a questa gente. Siegfried il razziatore è quasi alle porte. E che cosa vuole? Ciò che vogliono tutti i nordici. Sangue e argento da tutti noi. Me ne sono già presi una bella parte. Qualcuno laggiù sa molte cose. Devi solo scoprire come fartele dire. Quando sarà tutto finito, voglio la tua parola che troveremo Carlo. Come vuoi, ma fa presto. Posso lasciare Melan incustodita. E questo fetore franco già mi dà la nausea. Tre guardie. Che insulto. Me ne occuperò io. Tu cerca Engelwin. È nascosto nella sua chiesa. Entrerai di soppiatto. Convincerai uno dei suoi ad aiutarti o verserai fiumi di sangue. Come faresti tu? Non meritano altro. Ma tu sei il morso di lupo. Non ti serve il mio consiglio. Dunque, cosa farai? Saprò agire a modo mio. Thank you.
Tu sei la padrona? Padrona? Una parola di un'ingenuità commovente. Come posso aiutarti? Hai una buona clientela. Se intendi tavoli di soldati che si affogano nel vino a mie spese, allora sì, la clientela è buona. Ma sarebbe anche meglio se non fosse per quel vecchio ubriacone laggiù che continua a lamentarsi del vescovo. Ah, lo caccerei via. Ma ammetto che fa bene alle mie casse. Devo trovare il vescovo. Il vescovo? Di certo non è qui in mezzo al fango, amico mio. I suoi sandali sacri si sporcherebbero. Ma ogni tanto qui viene un prete che si occupa dei conti del vescovo. L'ultima volta stava parlando con dei soldati. Grazie dell'aiuto. Sembri uno che sa apprezzare le storie degli altri. Tornerai. Il vino aiuta a sciogliere la lingua. Qualcuno alla taverna potrebbe sapere come entrare nella chiesa. E i suoi soldati da mia figlia! Il vescovo è una brava ragazza! Ci stiamo occupando... Non serve! Hai nominato il vescovo. L'ha presa lui
mia figlia è sparita. È una brava ragazza. Te lo giuro, non ha mai rubato niente. Chi ha preso tua figlia? È stato il vescovo. I suoi soldati, nei bassi fondi. Dicevano che ha rubato dell'argento, che è posseduta e che le serve salvezza. Cosa? Che hai detto? Troverò tua figlia qui nei bassi fondi e lei mi aiuterà a trovare Angalwin. Potrei cercare la figlia dell'ubriacone nei bassi fondi o posso provare a scoprire altro qui. Beh, non io. La mia coppa è piena e il vescovo mi rende nervoso. Ho due buone piste. Sarà un servo di Dio. Ma ha un caratteraccio. Da un'occhiata. Piacente, qua giù siamo chiusi. Torna al piano di sopra. Questa chiave è incisa una croce cristiana. Apre una chiesa. Lo scrivano. Sto
cercando un sacerdote. Lavora da scrivano per il vescovo. Il vescovo? Io non ne so niente. Prova a chiedere alle suore, io non so niente di niente. Sto cercando un sacerdote che fa da contabile al vescovo. Un prete scrivano. Anche tu. Non sei il solo. Deve essere una cosa seria se tutti lo cercano. Non abbiamo molte visite. Chi altri lo sta cercando? Guardie cittadine. Non sembrava felice di vederle. Hanno discusso, poi si sono diretti alle fogne. Dimmi dove sono le fogne. Oltre il pendio. Ma fa attenzione. Con tutti quei corpi infetti è un posto sporco e nauseabondo. Siano qui. Devono aver portato dentro lo scrivano. Ah, questo è il tanfo di morte. Sono marci e in decomposizione. Questo cadavere è marcito nell'acqua. È rimasto qua giù molto tempo. È slavata dall'acqua, ma sembra una specie di lista. Deve essere opera dello scrivano. Cadaveri infetti, come diceva la suora. Hanno galleggiato fino a qui. Indicano che Engelwin ha sottratto delle offerte. Lo scrivano ha scoperto che il vescovo è un ladro. Nella pagata cara. Una parola d'ordine. Job 1.21. Mi aiuterà ad avere accesso alla chiesa. Is d'altres malizes fols? Non devo essere visto qui. Il cappuccio sarà utile.
Aiutami, sarai i miei occhi. Ma che c'è ora? La vegetazione è fitta qui. Ehi! Ma guarda. Il fluido costitte nostro fabbricato di Jens. Se poi niente, guarda, niente gente, con altri sei qui per la salvezza? Sì, non lo so. Io voglio avvicinarmi a Dio, ma quelle urla non mi convincono. Non sembra strano anche a te? Il rituale della salvezza è con Anglwyn. Sì, solo con lui. Io sono il prossimo, ma non voglio più entrare. Potrei entrare e vedere Anglwyn al posto tuo. Tu potresti andartene. Dimmi cosa vuoi che faccia. Ti serve una veste. Potrai entrare solo con la loro veste speciale. Poi prosegui nel corridoio e parla con il prete. Dammi la tua veste. La mia... me l'hanno data, ma non l'ho indossata. Credo di averla lasciata qui, intorno. La troverò e prenderò il tuo posto. Ti conviene andartene prima che ti chiamino. Sì, hai ragione. Non appena mi sarò calmato, andrò. Può essere. Il vescovo Anglwyn non ne aveva mai parlato. Questa salvezza ha qualcosa di sinistro. Ero là sotto. Deve essere la veste che mi serve. È molto ben fatta. Cercando il vescovo Anglwyn, sai dove si trova? Se sei qui per la salvezza, temo che dovrai attendere a lungo. Mio fratello è salito da ore e sta ancora aspettando. Vedo che sei pronto per il rituale. Prendi la chiave, prepara il tuo cuore e quando sarai pronto, varca questa porta. Il vescovo ti sta aspettando. Benvenuto, viandante.
Hai gli occhi coperti eppure mi vedi. Giustizia e innocenza sono ciechi, eppure vedono con chiarezza. Trovali, illumina la via e scopri i tesori di Dio. Dio è luce e in Lui non alberga oscurità. La via più oscura verso la tua salvezza sarà accesa e rischiarata da Dio. Un indovinello. La via della salvezza. Deve riferirsi a Engelwin. L'ho accesa. Ma ha detto luci. Devo cercarne un'altra. Ora sono due. Giustizia e innocenza illuminano la via. Senza di esse siamo ciechi. Nudo sei uscito dal grembo di tua madre e nudo ti tornerai. Ora è... Engelwin. La scelta non cambia. Salvezza o morte. Un'altra anima per il giudizio finale. Ogni tuo giudizio è sacro. Il travestimento non funzionerà da vicino. Devo tenermi a distanza dalle guardie. Solo chi conosce Dio può conoscere la bellezza. Per conoscere Dio dobbiamo soffrire. È un paradosso con la sua bellezza. La mente del vescovo era afflitta da una stranezza che non comprendo. Aveva uno stemma e una chiave. Quanta ricchezza qui. Engelwin sarebbe un buon razziatore.
Questa mi è nuova. Che strano questo simbolo. Deve avere un senso preciso. Sembra scritto da una mente contorta. Questa lettera è rivolta a Carlo e parla dell'attacco a Melan. Doveva essere spedita a un bordello nella taverna. Allora il re deve essere lì. Oh, no.